Bentornato guerriero, sembrava volerci un'eternità, invece mancano pochi giorni prima dell'arrivo di Modern Warfare 2 in multiplayer. Ci permetterà questo di poter sbloccare tutte le armi, livellarle a dovere e andarci a preparare per il 16 novembre con l'arrivo di Warzone 2. Quindi questo video è dedicato a tutto quanto quello che devi sapere per poterti preparare al meglio e per essere pronto per l'arrivo del multiplayer. Prima di cominciare però ricordati, lascia un like, iscriviti a questo canale, ricordati che vado live su Twitch al canale twitch.tv/pitlocker. Se puoi condividi questo video con i tuoi amici e gli appassionati di COD e ricordati che sono attivo anche su Instagram e TikTok. Andiamo a bomba a vedere tutte le news relative a questo multiplayer che sta per droppare il 28 di ottobre. Let's go! Ed eccoci alla patch note che è stata droppata da Activision per spiegare tutto quanto quello che ci aspetta sul multiplayer di Modern Warfare 2. Quindi andiamo a vedere subito velocissimamente. Preparati al multiplayer, modalità di gioco saranno mappe 6 vs 6, 3 linee, quindi laterali e centrali, tutti contro tutti. Abbiamo poi deathmatch a squadre, abbiamo dominio, abbiamo hardpoint, abbiamo quartier generale, dove una modalità un pelino nuova, dove chi difende ha, non ha respawn e invece chi attacca ha respawn. Ovviamente nel momento in cui viene conquistato il quartiere generale, disabilitato, cambia la posizione e si ricomincia. Vince chi raggiunge i 200 punti. Poi controllo, anche in questo caso si controlla una zona assegnata per un tot periodo di tempo. C'è un pool di vite di 30 vite per ogni squadra. In questo caso, nel momento in cui vengono esaurite tutte le vite a disposizione, si perde il primo pezzo di match. Così fino al raggiungimento del totale di punti necessario per vincere. Salvataggio del prigioniero, anche in questo caso non c'è bisogno di raccontare nulla. Knockout, in questo caso bisogna rubare una borsa piena di soldi e portarla all'estrazione. Poi cerca e distruggi, modalità più famosa di COD in assoluto. Poi ci saranno le modalità Ground War 32 vs 32, quindi ci sarà la possibilità di fare Ground War soltanto fra personaggi, quindi fra player giocanti 32 vs 32, oppure la Ground War Invasion, dove ci sarà la possibilità anche di avere l'intelligenza artificiale che praticamente ti sparerà contro, ti sarà amica e quindi sarà una roba molto più immersiva. Modalità di gioco, quindi sono in primo piano tutte le varie playlist che ruoteranno. La quick play ti permetterà di fare una partita veloce in qualsiasi modalità. Poi livello 1 sarebbe tier 1, è la nuova denominazione della modalità hardcore, dove basta un colpo e sei a terra. Questa è la modalità perfetta per andare a sbloccare quelle sfide, per sbloccare le mimetiche nel momento in cui abbiamo bisogno di completarle con una determinata sfida molto ostica, magari i tiri da distanza oppure il headshot, eccetera eccetera, che nella modalità normale, necessitando più colpi per poter abbattere un nemico, è più difficile da realizzare. Quindi tier 1, livello 1, è il vecchio hardcore, ricordatevelo. Modalità in terza persona, arriva anche questa modalità in terza persona che non mi entusiasma tantissimo, ma che comunque è una buona variante al gameplay normale, quindi si può switchare anche nella modalità terza persona. Mappe principali e mappe da battaglia, ci saranno praticamente due grossi blocchi di mappe. Una è concentrata su Alma, che sarà la mappa caratterizzante di Warzone 2, con tutte le varie località che caratterizzeranno la season di Warzone 2. Las Almas è una delle principali aree di interesse della campagna di Modern Warfare 2, dove è una regione del Centro America che ospiterà varie mappe principali di battaglia. Poi il resto del mondo, l'ultima categoria di mappe, che si svolge nelle mappe classiche. Pacchetti di vantaggio, ossia le specialità. In questo sistema praticamente hanno messo due specialità base, una specialità di bonus e una specialità ultimate. Quindi si sbloccano queste specialità, questi perk, col passare delle kill e del tempo durante la partita. Andiamo a vedere esattamente di cosa sto parlando. Ci sono le specialità di base, che sono overkill, doppio tempo, battle armor, scavenger, bomb squad, tracker, braccio forte e tattica extra. Questi sono quelli che, due di questi qui, li potrete montare insieme per poter iniziare la vostra missione e ovviamente si sbloccheranno molto velocemente durante l'inizio della partita. Dopodiché abbiamo vantaggi bonus. Le specialità bonus ne possiamo montare una: rifornimento, spotter a sangue freddo, mani veloci, hardline e focus. Questo, con il passare del tempo e delle kill in maniera un pochettino più lenta, si caricherà. Nel momento in cui l'avrete sbloccata sarà attiva permanentemente. Dopodiché abbiamo il vantaggio finale, la ultimate. E ovviamente anche in questo caso, con il passare del tempo molto di più, con il passare delle kill, quindi più kill facciamo più velocemente si attiva la specialità finale, il vantaggio finale, potremmo avere
avviso alto, praticamente il flash che ci compare quando qualcuno ci sta inquadrando il mirino. Ghost, soluzione rapida, overclock, sopravvissuto, bersai, e praticamente oltre questi vantaggi finali ci sarà la possibilità di avere già dei pacchetti precostituiti, quindi dei perk bundle che ci permettono di non andarci a scegliere noi direttamente quello che ci piace, ma delle robe preassemblate da Activision. In questo caso una cosa carina da poter provare, vedere se c'è qualcosa che può funzionare con il nostro playstyle, la modalità di gioco che abbiamo. Poi abbiamo aggiornamenti sul campo, sarebbero i field upgrade, che sono veramente un casino, e andiamo veloce, fotocamera tattica, esca gonfiabile, ovviamente una specie di mini esca che simula un soldato e se gli spari contro resiste 3-4 colpi e poi si sgonfia. Poi abbiamo l'attacco DOS, poi abbiamo la copertura dispiegabile, che sarebbe praticamente la paratia di ferro che ci protegge dai colpi. Abbiamo il sistema di trofei, trophy system, silenzio morto, questa traduzione, perdonate, di Google, questo è Dead Silence che praticamente non ci fa sentire dei nemici. Poi abbiamo la cassa di munizioni, munition box, il drop loadout ovviamente, che rivedremo anche su Warzone 2. Poi radar portatile, inserimento tattico, battle rage, è uno stimolante che ci permette di ricaricare velocemente tutte le nostre abilità, le tattiche, le letali, e ci permette anche di essere sempre praticamente in sprint, ovviamente finisce presto. Poi drone ricognitore, poi smoke airdrop, praticamente dall'alto viene lanciata una smoke, miniera di soppressione, praticamente sarebbe una mina che una volta attaccata al muro, praticamente fora il muro, esce dall'altra parte ed esplode. Traduzione del cacchio, scusate. Proiettili anti-armatura, ovviamente proiettili che trapassano le armature o veicoli nel caso in cui ci sono VTOL eccetera eccetera in giro. Infatti parliamo delle killstreak, quindi nel momento in cui effettuiamo più uccisioni consecutive sblocchiamo le killstreak. Killstreak che ci sono praticamente da 4 uccisioni in poi. Abbiamo l'UAV, bomb drone, che sono nel tier 1 praticamente. Poi dalle 5 uccisioni abbiamo il contro UAV, mina grappolo e pacchetti assistenza, praticamente un loadout che ci permette di prendere delle armi modificate. Poi abbiamo 6 uccisioni, 750 punti, o 750 punti ovviamente nel momento in cui anche non facciamo le kill di seguito ma raggiungiamo il punteggio necessario, si sblocca la kill streak. Quindi abbiamo attacco aereo di precisione, missili da crociera e colpo di mortaio. Dopodiché a 7 uccisioni abbiamo la Sentry Gun e il SAE, che è la bomba di precisione airstrike. E poi abbiamo a 8 uccisioni il VTOL Jet, ovviamente immancabile, il Overwatch Hero, l'elicottero da ricognizione, e il Wilson HS, che praticamente è il robottino micidiale devastante che ti trita in una maniera incredibile, l'odio di tutte le mappe piccole. 10 uccisioni abbiamo il bombardiere stealth, chopper gunner con 10 uccisioni, veramente molto figo questa Apache, e il lancio d'emergenza. Poi ovviamente abbiamo a 12 uccisioni la cannoniera, il C-130 che sbombarda dall'alto, e l'UAV avanzato che ci fa vedere di tutto di più. A 15 uccisioni abbiamo il juggernaut, e guardatelo qua, guarda che bestia che è, non te lo descrivo nemmeno. Nuove tattiche impara, ovviamente si potrà nuotare, sporgenze e in alto multigiocatore, quindi manovre acquatiche, ci si potrà sporgere dalla scaletta quando si sale. E tutto quanto questo, il ledge hang, che è quello che vi stavo dicendo, quando si posiziona su una determinata sporgenza il tuo operatore avrà la possibilità di utilizzare la nuova abilità ledge hang, che praticamente ti consente di sbirciare oltre il bordo senza esporre completamente la tua posizione. Il tuo operatore può sparare con la sua arma lateralmente mentre sbircia finché non esaurisce le munizioni. Da quel punto puoi completare l'azione per salire o per scendere dalla sporgenza. In pratica stai salendo dalla scala, punti la pistola, finite le munizioni, devi fare qualcosa, o scendi o sali. Quindi ve l'ho detta tutta, ve l'ho detta così come mi veniva. Modern Warfare 2 verrà lanciato il 28 di ottobre, quindi vi aspetto numerosi sul mio canale Twitch, twitch.tv/bitlocker, per poter giocare insieme al multiplayer e iniziare a vedere quali sono le armi che tritano, che devono essere assolutamente livellate. Ovviamente faremo anche tutte le sfide per le mimetiche. Poi ovviamente mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like a questo video, iscrivervi a questo canale, condividere questo video, passarmi a trovare su Twitch come detto prima, e ricordatevi che anche su Instagram e TikTok sono attivo anche lì, quindi se vi fa piacere lasciate un follow anche lì. Per il momento, guerriero, questo è tutto, keep fighting, alla prossima!